Ho ricevuto una convocazione dallo Nottinghamshire, su al nord, dal tuo vecchio amico Vili. Vili? Un nome che non sentivo da almeno 10 inverni. Come sta? Bene, sembra. Vili ti chiede di raggiungerlo per una celebrazione in onore di suo padre, Jarl Hemming. Un invito gradito. Sarà bello poterlo rivedere. Vorrei ricordarti che suo padre, Jarl Hemming, sarebbe un alleato formidabile. Accetterai? Partirò per lo Nottinghamshire a breve. Bene, ne saranno felici. Sono qui e intendo restare. Versate l'idromene! Eivor giunge in visita! Go. Sei tu! Sei davvero tu! Trigve, vecchio mastino, come stai? Eivor, i vecchi amici portano buoni auspici. Guarda un po', ora la tua barba è ispida come un cespuglio. Tuttavia non è una sana barba da Jarl. E Vili dov'è? Il suo messaggio mi ha rallegrato. Oggi sostituisco io, Vili. Lui e suo padre sono a Ulkertor per respingere un'invasione di Pit. Li abbiamo assediati a lungo, e Jarl Hemming vuole finire il lavoro. Non combatto con Vili e suo padre da quando eravamo ragazzi. Avranno la mia lama, se serve. Battaglia a parte. Devi sapere che la salute del padre di Vili non è più quella di un tempo. Com'è possibile? Jarl Hemming è un toro. Lo è ancora. E quando ti vedrà sarà felice come Skoll con la luna tra le fauci. Vieni, la via più rapida è lungo il fiume, ma queste acque sono ostili ai norreni. Il tuo arrivo fa al caso nostro. Potremmo condurre le navi lungo il fiume. Affronterò qualsiasi pericolo. Prepara il convoglio e partirò. Il nostro Jarl ci attende. Seguiamo morso di lupo fino all'accampamento. Thank you.
stare allerta. Preparate i destrieri d'acqua. Eivor, morso di lupo, ci scorterà lungo il fiume. Ora, morte ai pagani! Detto come sei entrato al servizio di Jarl Helm. È una storia, ma non ci hai mai detto come sei entrato al servizio di Jarl Helm. È una storia interessante. Di andare a Stone, ma il campo è poco più avanti, prosegui pure da solo. Vili e Jarl Hemming saranno felici di vederti.
amico. Per lei, sei arrivato. Benvenuto. Mi ha chiamato tuo figlio, Jarl. Ho colto il suo messaggio dopo un grande giorno. Vorrei poterti dare buone notizie e aumentare la tua gioia. Ma credo che siamo nell'occhio del ciclone. Eppure questo mio vecchio cuore canta di felicità al solo vederti. Ti trovo in forma, Eivor. Forte, sano. Anche il mio cuore canta. È bello rivederti. Avevo sentito dire che hai un cuore di poeta. Il tuo spirito è multiforme. Movimenti sulle mura! Ci serve una vittoria rapida, prima che cambi il tempo. Avrei portato il mio clan se me l'avessi chiesto. Non serviva. Quegli uomini saranno schiacciati. E Trygve è diretto a Stoneburg per intercettare i Pitti in fuga. Entro un giorno sarà tutto finito. E conoscete come il vostro Jarl da una vita. E io ho cresciuto e amato ciascuno di voi fin dall'infanzia. È stato un fardello piacevole. Forse sei troppo vecchio per combattere, amico mio. Ti sento biascicare, Vili. Hai forse perso la tua birra? Oggi non combattete per me. E neanche per voi stessi. Oggi combattete per i vostri figli. Combattete per vederli crescere. E perché diventino buoni e giusti come voi. È per loro che oggi noi riprenderemo Ulgerdorm. Trygve ed Eivor hanno portato frecce e olio per scatenare lampi di fiamma sui Pitti e sulle loro trappole. Chi per primo salirà su quella torre e mostrerà l'arma del capo nemico avrà il mio idromele per un mese. Per Thor, è bello vederti, Vili. Davvero? Non sei qui solo per strapparmi la gloria dalle mani? Tenerti la gloria, Vili. Sono qui per assistere te e tuo padre. Che umiltà. Dov'è l'Eivor che conoscevo? Ai vecchi tempi. E anche ai nuovi. Alla battaglia, Hemmingson! Oggi conquisteremo la vittoria e domani festeggeremo! Let's go.
sto bene. Non farti ingannare da tutto quel sangue. Non sarà l'orgoglio a guarirti, ma cure e bende. Il mio clan ha combattuto bene, vero? Hai visto quanto sono ricchi di ardore e come seguono il loro Jarl? Sei tu che fai questo effetto. Si fidano. E inoltre amano molto mio figlio. Ma lui non ha la fiducia degli altri Tain. E io dubito di avere il tempo di convincerli. Sei malato. Cerca di accettarlo. Mio figlio non ci riesce. Mi crede immortale e lo spera. Perché non desidera ciò che dovrà ereditare. È stato Veli a farmi chiamare, o tu, Hemming? Beh, sapevo che saresti corso qui più in fretta sentendo il nome di Veli. Mi serve il tuo aiuto e la tua discrezione. Li avrai, stanne certo. Sappi che presto si terrà un Halting, in cui i nobili nomineranno uno Jarl, e io sono combattuto. Vorrei che mio figlio seguisse le mie orme, ma Veli è restio a farlo. Lui ha un cuore da guerriero. Altri indicheranno Trygve. Egli è un uomo giudizioso, che ha un grande senso del comando, ma è poco audace e il suo lignaggio meno rispettato. Trygve è saggio ed è portato per il comando. Nessuno all'assemblea avrebbe motivo di opporsi alla sua nomina. Hai buon occhio e mente sveglia. Che il tuo giudizio sia lucido nei giorni a venire. Veli partirà presto per la cascata del Kinder. Cavalca con lui e parlagli, ti prego, come a un vecchio amico. Se dovessi scorgere Valkyrie in agguato, guarda, le manderò via. Io posso respingerle ancora per un po'.